Benvenuti in questo video ragazzi, abbiamo un'altra storia di successo. Questa volta vi presento una storia di successo che mi sta molto a cuore perché molti pensano che il successo debba essere chissà cosa, guadagnare milioni e milioni di euro, raggiungere chissà quali traguardi, quando in realtà, a mio avviso, ed è quello che cerco di trasferire ai miei corsi e ai miei percorsi, è trovare un equilibrio nella propria vita e iniziare a vivere in base ai propri termini, quindi riuscire a concretizzare lo stile di vita che si vuole vivere. E questo è molto soggettivo. Vi presento Miriam Rocca, che Ciao Daniele. ha iniziato il percorso con noi 3 anni fa, 3 anni mi fa, sì, ormai sembra. sono 3 anni. Ok, quindi sei Sì. dentro da un po', Sì. perché effettivamente ci vuole tempo per apprendere Sì. tanti nuovi strumenti e poi soprattutto introiettarli, concretizzarli nella propria vita. Mi raccontavi poco fa, quando ti sei avvicinata a noi, facevi un lavoro che non ti dava più le soddisfazioni che cercavi. Come stai vivendo la tua vita prima di conoscere noi? Cioè, come ti sentivi anche a livello personale, in relazione al lavoro? Ero in un momento in cui ero particolarmente insoddisfatta di me stessa in generale e soprattutto lavorativamente. Facevo un lavoro per il quale avevo studiato e lavoravo in un'azienda come commerciale estero e avevo studiato lingue, però non trovavo quello stimolo ad andare oltre, cioè era un lavoro che non mi soddisfaceva. In quel momento avevo iniziato a fare moltissimi colloqui perché Mentre volevo, lavoravi per l'azienda. mentre lavoravo per l'azienda, avevo capito che lì dentro ero arrivata dove potevo arrivare e cercavo qualcosa di più, ma non trovavo la mia strada. Ho fatto in un anno una quantità di colloqui per cui ho perso, cioè avevo proprio l'abitudine a fare il colloquio e mi ricordo quella sensazione di uscire e dire: vabbè, tanto se non l'ho passato non ho perso nulla, perché non trovavo la strada. Ed è durato alcuni anni questo periodo, perché comunque al di là dei colloqui era un'insoddisfazione, poi adesso che ci penso, comunque anche proprio di me stessa, non solamente Sì, un lavorativa. po' sentirsi Sì, rifiutati sì. E e in non quel capire magari nemmeno il momento, perché. sì, esatto, non trovare una via d'uscita. In quel momento mia sorella, era ottobre, mi dice: ti farei un regalo per Natale, però non te lo posso regalare se tu poi non lo vuoi questo regalo. E mi dice: ti regalerai un biglietto per Dal sogno al Ah, successo. che figata. E io non ti conoscevo allora, lei ti seguiva, io non ti conoscevo. E lei mi dice: però vai, se tu vai io te lo regalo. Al che io mi infilo, inizio a guardare cosa facevi, cosa pubblicavi e le dico: ok, io ci sono. E lei mi dice: te lo regalo, vai da sola. E quindi sono andata, Bellissimo. partita e da lì è Perché iniziato magari poi tutto il sentiva che eri in un viaggio. periodo un po', Sì, insomma, sentiva in un che ne periodo avevo difficile. bisogno, sì. E da lì poi io, ecco, è iniziato tutto. Ah, ok, questa cosa non la sapevo. E Sì. sei arrivata poi dal suo successo, quindi hai iniziato poi a guardare magari dei video, dei contenuti che facevo prima Sì. dell'evento. Sì. E poi sei arrivata lì e cosa hai provato? Perché molti provano diffidenza, si sentono un po' a disagio, poi insomma conosco te, sei un po' come me, un po' introversa, un po' Sì, timida. sì, sì, Quindi cosa hai provato? Perché molti magari non si danno questa opportunità perché vedono le immagini di tutte quelle persone che si deve condividere, si devono fare esercizi insieme ad altri, quindi magari molti non prendono la palla al balzo di partecipare perché hanno paura. Tu come ti sei sentita quando sei arrivata? Cosa hai provato? emozioni molto molto forti, quindi mi sono poi trovata in realtà molto bene perché le persone, ho trovato persone, ecco, in aula, quindi quando sono arrivata mi sono sentita che c'era l'ambiente giusto dove effettivamente ero, mi sono sentita accolta. Sì. Bello. Sì, dallo staff anche immagino, Dallo quando sei staff, arrivato. dalle persone in Sì, aula, perché poi sì. sono tutti lì che vogliono cambiare, poi magari partono da situazioni e storie diverse, però sono tutti lì con l'obiettivo di cambiare, di aprirsi, di Sì, mettersi in discussione, quindi ti senti esatto. spalleggiato anche nei tuoi problemi, nelle tue difficoltà. Sì. E quindi poi hai deciso di continuare nel percorso che poi lì presento, il percorso avanzato, Esatto. e ti sei approcciata a questo percorso con, vabbè, la difficoltà che ci hai detto del lavoro, quindi di voler cambiare lavoro. E a livello personale, invece, come ti sentivi? Cosa
cosa sentivi che potevi cambiare o migliorare nella tua vita, oltre al lavoro? C'era qualcosa? Sì. Sì, mi sono, quando in aula hai proposto il percorso, ho pensato questo regalo mi è stato fatto da mia sorella che ha creduto in me, adesso voglio essere io a credere in me stessa e da lì è iniziata la svolta. E le competenze che hai acquisito ti hanno permesso di poi ottenere delle svolte lavorative anche nella tua vita, penso, immagino ora mi dirai, e anche lavorative. Cosa è accaduto? Cioè, cosa hai preso da questo percorso che poi hai potuto mettere in pratica? Perché si prende un delirio di informazioni, di strumenti, di tecniche, amicizie. Cosa ti è servito di più? Cioè, qual è quella cosa che dici, questa roba qui proprio l'ho messa in pratica, ho sentito che ha fatto la differenza nel mio lavoro, nella mia vita? Tante cose, ecco, sicuramente hanno fatto la differenza. La cosa principale che ho trovato me stessa, quindi il fatto di andare oltre già con l'iscrivermi al percorso, con poi mettermi in gioco durante il percorso, ho capito che io non ero quell'identità che mi ero costruita, io ero molto introversa, molto timida, molto insicura. E tutto questo quando ho iniziato il percorso, inizialmente l'ho vissuto addirittura in maniera più alta, per cui quando ho iniziato le persone poi me lo ricordano, con cui adesso mi vedo ancora, mi ricordano, guarda com'eri all'inizio, Me eri lo ricordo anch'io, veramente, per quello sei qua. sì, ero veramente, perché tutta quella maschera che mi ero costruita, cioè, quando ho iniziato l'ho sentita fortissima, per cui mi sentivo veramente che non riuscivo proprio a parlare, ero molto insicura e ho dovuto andare in fondo in quella cosa lì. Quindi poi andando a fondo ho capito che cosa c'era dietro e chi ero io veramente. Perché poi alla fine non, cioè, è come un amplificatore, quindi magari Sì, quella paura, esatto. quell'introversione che nella vita normale di tutti i giorni ti faceva proteggere da dei rischi, poi quando inizi questo percorso non sei costretto perché nessuno ti obbliga, però sicuramente sei portato in un ambiente protetto, con gli amici giusti e gli strumenti a vedere quello che c'è, quello da cui stai Esatto. scappando. E poi questo che risvolti hai avuto nella tua vita, cioè questo trovare te stessa e metterti in gioco, cosa ha portato nella tua vita? Sì, molto, prima di tutto lavorare sulla mia storia, quindi il fatto di andare a rivedere la mia storia e di fatto a trattarmi in un altro modo, ecco, me stessa, quindi a rivedere sia sui miei rapporti personali in famiglia, ho lavorato moltissimo su quello che è il rapporto con mio padre e ho capito che tutto quello che riversavo su di lui, come aspettativa, ero molto in richiesta nei suoi confronti e diciamo avevo una visione di lui un po' negativa che si rifletteva sulla mia, quindi avendo lavorato sia sulla sua immagine, poi ho lavorato di conseguenza sulla mia. Questo è stato sicuramente il cambiamento più profondo che ho Guarda. avuto. Sì, anche perché poi quando giudichiamo le persone intorno a noi, Sì. spesso giudichiamo quei lati che rivediamo in noi. E Sì, quindi esatto. Giudicavo me stessa in lui. bellissimo. E poi lavorativamente hai svoltato, perché oggi comunque fai un lavoro che ti piace, Sì. Sì. che ti appassiona, che ti mette in sfida. E mi ricordo quando hai iniziato, quanto è passato? Un anno e mezzo? 2 anni? Che ho Da quando hai iniziato iniziato questo nuovo lavoro? e sono 2 anni Ah. e qualche mese. Mi ricordo, eri all'inizio e dicevi, ah Dani, c'è questa azienda figa, però non so ancora come gestire, devo occuparmi delle vendite, io che sono introversa, devo fare queste cose, non so. E quindi mi ricordo, eravamo a Malta, mi sembra, in un evento Sì. mastermind, e ti avevo detto un po' come gestire alcune cose. E poi da lì ci siamo rivisti e hai preso sempre più consapevolezza che quella cosa che magari qualche anno prima sembrava lontanissima a come ti definivi, oggi diventa una cosa che ti piace anche. Sì. Sì, Raccontaci un po' cosa è accaduto, perché è fighissimo. allora, a un evento
era stato fatto un esercizio di gruppo dove bisognava trovare il proprio argomento, la propria passione. Io nell'esercizio ho detto, vabbè, devo trovare qualcosa per l'esercizio e ho trovato quello che poi era il mio argomento, che io mi occupo di sostenibilità ambientale e sociale, quindi dell'ambiente. E in quell'esercizio io mi sono messa in gioco perché era un esercizio, però non ci credevo nemmeno io. Poi in aula tu hai chiesto, c'è qualcuno che ha avuto un'idea potente? Io alzo la mano, ma pensando che vabbè l'avranno alzata tutti, figurati se alzavo la mano per parlare io. Anche io alzo la mano così pensando l'avessero alzata tutti e tu mi dai la parola e allora lì dicendolo davanti a tutti si è creato tutto in quel momento, perché da quel momento poi ho capito che quella era la mia strada e ho veramente trovato la mia strada. Grazie al percorso che avevo fatto prima, appunto, che ho detto di Sì, poi si uniscono tutti i puntini a un certo punto. Sì. Trovi il coraggio poi di fare quel passo, sì, arriva esatto. L'intuizione giusta, l'esercizio giusto. È tutto un divenire, un percorso, infatti, poi che non finirà mai finché vivremo. E poi quindi con il focus chiaro hai trovato l'azienda che ti piaceva. Sì, poi è stato così. Ho trovato questo che era la mia passione, l'argomento nel quale volevo lavorare. Che è la cosa più importante che dico a tutte le persone che iniziano i percorsi con noi, cioè è inutile che continuate a fare mille colloqui così alla cieca, si dice a Roma, Esatto. senza avere prima di tutto chiara qual è la tua passione, cioè qual è l'argomento che ti smuove dentro, perché comunque lavoriamo 8 ore al giorno minimo, 6 giorni su 7, 5 giorni su 7, quindi il tuo lavoro deve appassionarti, cioè deve essere una roba che ti smuove, e finché non trovi questo vai a fare sì colloqui, però non... magari nemmeno ti prendono a fare i colloqui perché non c'è quel brio in più. E quindi poi cosa stavi dicendo? Dopo a un altro evento successivo avevo detto ok, voglio iniziare a cercare un lavoro non più solo per lavorare come commerciale estero, ma indipendentemente da estero o non estero, lavoro in questo. E quindi esco dall'evento che ci siamo detti ok, inizio a cercare lavoro. Dopo una settimana vedo un post su Facebook tornando a casa dall'evento. Ero in treno, vedo un post su Facebook di un'azienda che cerca un commerciale. Anche io mando la candidatura e ho mandato solo quella. È l'unica che ho mandato ed è l'azienda per la quale lavoro adesso. Cioè, io questa cosa veramente, cioè, quando si allinea proprio tutto. Pazzesco, pazzesco. Ero allineata con me stessa e cioè, è una cosa che me la ricordo tutti i giorni quando questa, perché veramente mi ricordo ancora quando poi mi hanno risposto, perché io avevo scritto la mia motivazione per cui volevo candidarmi, e quando ho letto la mail di risposta dell'azienda ho avuto come la sensazione che ci fosse qualcosa dietro. Poi il lavoro che mi hanno proposto era una sfida per me, perché è un lavoro per obiettivi, appunto come dicevi, delle vendite. Io lavoravo e guadagnavo dai miei obiettivi, da quello che avrei portato. Quindi è stato veramente un salto nel vuoto. In quel momento non è stato facile decidere di buttarmi in una cosa del genere. E mi sono confrontata, mi sono aperta col gruppo, ne avevo parlato anche con te e lì ho trovato il sostegno di dire no, sono arrivata fino qua, ci credo, e lì veramente ho messo in pratica tutto quello che avevo imparato, ho detto credo in me stessa e lo faccio. Si dice quando l'allievo è pronto il maestro appare, e a volte anche secondo me quando l'allievo è pronto l'esperienza giusta arriva, cioè la sfida giusta, quando hai le competenze, quando sei disposto a sfidarti, allora l'universo, Dio, poi insomma ognuno crede a quello che vuole, si allinea e ti fa arrivare ciò di cui hai veramente bisogno. E mi ricordo appunto quello che dicevo prima, era in riferimento a quello che hai appena detto tu adesso, che... Poi lì è arrivata una sfida importante, ma avevi le competenze, avevi anche il gruppo di pari, che è comunque un aspetto su cui io punto tanto nei nostri percorsi. Quanto ha influito nel tuo percorso? Anche prima dicevi un po' che ti dicevano i compagni di viaggio. Quanto ha influito nel tuo percorso di svolta questo? Tantissimo, tantissimo, ha fatto la differenza veramente. Anche per il fatto che io comunque ero molto, molto chiusa, quindi
Per me non è scontato avere delle amicizie. Poi le amicizie che poi ho trovato qua sono amicizie profonde con le quali io mi sento di avere quel dialogo che in fin dei conti ho sempre cercato, che però non avevo, quindi sono loro che poi mi hanno accompagnato. Bello. Che puoi anche aprirti, confidarti, dire cose che magari non diresti nemmeno ad un amico che No, conosci da 30 anni. no, no, c'è un'amicizia molto più profonda di quelle che avessi avuto anche prima. Bello. E quindi oggi mi ricordo l'ultima volta che ci siamo parlati e mi hai detto che ti hanno proposto cose. Cosa è successo poi? Perché da questa sfida iniziale poi ti sei Sì. messa in gioco e sono arrivati i risultati con questa. Sì, poi le sfide sono state una dietro l'altra praticamente. Già all'inizio, io ho iniziato marzo 2020 come commerciale per i miei obiettivi e mi sono trovata in lockdown, quindi ho superato un anno che è stato veramente dove ho messo veramente in pratica tutto di dire io credo in me nonostante i risultati non c'erano, non c'erano, però ci ho creduto fino in fondo. E questo è stato possibile perché io in quell'azienda ho trovato un progetto in cui mi rivedevo veramente, ho trovato persone che erano come il mio gruppo di pari, io li considero anche loro il mio gruppo di pari, quindi per questo io sono andata avanti, ho creduto nel progetto che comunque i risultati sarebbero arrivati, che quello era un momento. E da lì, poi nel 2021, è arrivata poi la soddisfazione di quello che avevo seminato poi l'anno precedente e avevo fissato degli obiettivi, a inizio anno avevamo fissato degli obiettivi che poi sono riuscita addirittura a superare. Bellissimo. E quindi nel 2021 ho avuto questa soddisfazione di essere poi di fatto la persona che ha portato avanti le vendite dell'azienda. E di superare il primo anno l'azienda è una startup, quindi è molto giovane. E dopodiché, da quest'anno sono diventata poi il leader del team commerciale, quindi Addirittura, da una bellissimo. persona siamo adesso in sei, quindi io più cinque persone E tu nel sei il team. leader di queste Sono il leader persone. del team. Bello, che Sì. spettacolo. E tua sorella che dice di tutto questo? Perché Mia comunque la sorella, causa di questa svolta, diciamo, la scintilla è stata lei. E sì, cosa dice? com'è, con mia sorella effettivamente è nato un rapporto bellissimo che tuttora cioè, la considero un po', ci consideriamo vicenda uno per l'altro l'angelo, grazie anche a questo percorso che facciamo, che lei porta avanti e verrà adesso il mio successo dal Ah, vivo, perché lei non non è è... ancora venuta. L'ha fatto in digitale, ma non ha Ah, mai potuto ok. farlo dal vivo. Eh sì, dal vivo è un'altra cosa. Sì. Che figata. E in relazione al lavoro, quindi che è cambiato, queste soddisfazioni lavorative, come cambia la qualità della tua vita? Perché molte persone pensano che bisogna lavorare per guadagnare, che per carità è vero, perché dobbiamo guadagnare, il lavoro è il mezzo che ci fa guadagnare. Però se appunto come te ti focalizzi su te stessa, capisci cosa veramente vuoi, fai un lavoro, scavi in profondità, superi i tuoi limiti, le tue paure e trovi qualcosa che ti appassiona, adesso vorrei sentire da te perché per me è stato così e posso immaginare che lo sia stato anche per te, cosa cambia nella tua vita? Cioè come percepisci la tua vita oggi? Cosa è cambiato in termini proprio di qualità e di soddisfazione personale? È cambiato il rapporto che ho con me stessa prima di tutto, quindi ho imparato ad amare anche le mie fragilità e la mia sensibilità e a capire che poi è la mia più grande risorsa e quindi oggi so che quella è una risorsa, non la voglio mettere da parte, ma che la voglio rispettare prima di tutto. E questo cambia completamente dallo sport, da come ti parli quando fai una gita, quando ti metti una sfida. Ho imparato a mettermi le sfide, ma anche a rispettarmi, a volermi bene e ad amarmi fondamentalmente. Questo lo vedono anche le persone intorno a me, quindi in famiglia. Ci sono rapporti molto più distesi, sia con i miei genitori, con mio fratello, con mia sorella. Le amicizie sono molto più sane
e sono in un percorso, quindi questo chissà dove mi divenire, porterà. esatto. Che figo. Qual è il momento più bello e significativo che hai vissuto da quando ci conosciamo? Cioè, in questo viaggio, in questo percorso, cioè proprio quel momento che dici wow, cioè, sto godendo, mi sto cagando sotto, ma allo stesso modo sto godendo di questo momento, se ce ne fosse uno Ce ne più. sono stati tanti. Probabilmente recentemente, quando sono diventata leader del team, lì ho capito che avevo paura di quello, ma in realtà ho avuto una sensazione bellissima di dire: no, è esattamente quello che sono, cioè io sono questo. E quindi sempre La quell'allineamento, consapevolezza. sì esatto, quell'allineamento che dicevamo dove ti scopri a fare quello che probabilmente non avresti mai immaginato e invece dici no, io sono esattamente quella serenità interiore di dire ok, questo mi piace. Infatti poi nella tua storia mi rivedo tanto perché mi rivedevo tanto nella tua storia perché poi nessuno ci crede, ma anch'io sono introverso, timido. E qua, mi vergognavo a parlare davanti alle persone e parlare davanti a 2.000-3.000 persone, fare il lavoro che faccio è contro quasi la mia natura, però poi in realtà, come dicevi prima, questa mia introversione, questa mia timidezza mi porta ad essere sensibile, mi porta ad essere più attento alle persone e riesco in qualche modo a comunicare di più al loro cuore perché ho imparato ad accettare quello che mi è arrivato e quindi. Perché se glielo dico io, Daniele, però se glielo dici tu, ti ascoltano di più, secondo me. E cosa ti senti di dire a persone che magari come te sono un po' timide, un po' chiuse, non si sentono troppo di volersi esporre, di sfidarsi? Cosa ti senti di dire ad una persona che si trova un po' come ti trovavi tu prima di iniziare questo viaggio? Allora, mi sentirei di Da dire leader. che che come persone introverse o sensibili abbiamo delle risorse che possono fare veramente la differenza nel mondo, ecco. Quindi abbiamo un ruolo importante che non possiamo trattarci di meno di quello che valiamo e di vivere il percorso e di lasciarsi portare dove vorrebbero andare e di non ascoltare le maschere, ma di seguire il proprio cuore. Grazie. Grazie. Bellissimo.